Non è stato molto possibilista su eventuali analogie e somiglianze. Per Massimo Cacciari, Amleto è un unicum, un personaggio che è un'opera d'arte non più imitabile. Non è simile ad Antigone e non può essere avvicinato a nessuna figura mitologica. È semplicemente se stesso, un uomo fragile vinto dagli eventi, che cede al suo destino di re che grida vendetta, senza crederci veramente, come fosse sopraffatto dalle situazioni. Senza una guida dall'alto e senza valori, come se Cristo non avesse lasciato alcun segno. È categorico Cacciari sull'assenza totale dell'influenza del Messia nel teatro di Shakespeare. Il dramma shakespeariano è un dramma profondamente politico, anche perché appunto fa vedere come in questo mondo, in hoc seculo, il vero scandalo sia che in hoc seculo Cristo non c'è. Ci sono luci, direi proprio cabalisticamente, ci sono luci, dalla figlia di Re Lear, il Ofelia, ci sono luci, ma luci che non si coordinano in un disegno di salvezza, in un'idea di redenzione. Dunque l'unico barlume potrebbe essere Ofelia, ma si spegne, muore, travolta anch'ella dagli eventi. Non si spegne invece l'entusiasmo della platea che alla Palazzina Azzurra ascolta rapita Cacciari, intervenuto nell'ambito della rassegna Incontri con l'autore. Nessuna riflessione sull'attualità e sulla scena politica, Cacciari non è più sindaco di Venezia e quei panni, smessi qualche mese fa, sembravano andargli troppo stretti. Ora è tornato a vestire i suoi, quelli di filosofo e letterato, che incanta e raccoglie consensi in una serata di mezz'estate.